adesso i ministranti accendono al Ciro Pasquale e accenderemo anche noi lumini, però non dagli accendini, attenzione. L'unica fonte di luce questa sera è il Ciro Pasquale. Dobbiamo accendere tutti da quella sorgente, quindi saranno i ministranti che verranno, ecco, nei banchi, e tutti accenderemo questa luce. È una luce che poi, dopo la liturgia della luce, porteremo a casa. Domani sulle tavole voi terrete questo lumino acceso e ricorderete a tutti i presenti che quella luce è stata accesa dal Ciro Pasquale, che rappresenta Cristo morto e risorto, che rappresenta la nostra fede, è il Cristo che illumina le tenebre della nostra storia. La Chiesa è al buio, segno della bruttezza della vita senza Gesù. E finalmente è arrivata la luce che squarcia le tenebre della nostra vita, le tenebre del male, le tenebre del peccato. Che questa luce resti sempre accesa, soprattutto nei nostri cuori. Facciamo sempre attenzione dove mettiamo questi lumini, attenzione, però noterete che man mano la luce aumenta sempre di più. Stiamo celebrando la liturgia della luce, che è la prima parte di questa vita di preghiera. Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore.
resurrezione di Gesù. Siamo nel cuore della veglia pasquale, madre di tutte le veglie. Sant'Agostino sottolineava questo: questa veglia è la madre di tutte le veglie. E tutto il cammino quaresimale, i tre giorni del Triduo Pasquale, ci hanno sospinti verso questo momento di luce, di pace e di gioia indicibile. Le tenebre sono state squarciate da una luce straordinaria. Il deserto è fiorito, la grazia di Dio è entrata nella storia. Il risorto ha vinto il peccato, ha vinto il male, ha vinto la morte ed è risorto per sempre. E la Pasqua del Signore è in Lui risorto, fratelli e sorelle, tutta la vita risorge. Che cosa dicono a noi le campane di Pasqua? A noi che abitiamo qui a Caserta, a noi di questa comunità in particolare. Che cosa dicono? Qual è il messaggio di Pasqua? Le campane di Pasqua ci parlano di speranza, le campane di Pasqua ci parlano di fiducia, di una triplice fiducia. Innanzitutto fiducia nel bene che trionfa sul male, anche se talora la menzogna, l'odio, la violenza, le cattiverie, l'invidia sembrano essere i principi di questo mondo, noi nella notte di Pasqua dobbiamo fare la nostra professione di fede nel bene che vince sul male. E questo che significa? Significa che non dobbiamo mai stancarci di fare il bene, mai, perché il bene che rotolerà alla fine la pietra del sepolcro è il bene che trionferà. Non dobbiamo stancarci di agire onestamente, anche se veniamo derisi dalle persone, perché è la forza dell'onestà che ci rotolerà via la pietra del sepolcro. La vittoria del bene sul male significa che dobbiamo avere il coraggio di rinunciare anche a ricette che ci promettono felicità a basso prezzo, purché rinunci allo scrupolo del bene. Vittoria del bene sul male ci vuole dire che al termine della nostra vita noi saremo giudicati nell'amore, e solo sull'amore saremo giudicati, e le porte del paradiso si apriranno a tutti coloro che avranno seminato amore e sempre amore. Fratelli e sorelle, facciamo la scelta dell'amore, è una scelta vincente, perché questa è stata la scelta di Cristo. Ieri abbiamo celebrato la croce, poco prima di morire sulla croce Gesù ha detto ai discepoli: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E noi vediamo che è sempre soltanto l'amore quello che fa andare avanti il mondo, fa andare avanti le famiglie, le comunità, non altre scelte. Il mondo va avanti non per i soldi, non per la politica, non per le guerre, va avanti perché c'è gente che ha il coraggio di perdonare, gente che ha il coraggio di amare. E allora ecco il primo aspetto della fiducia: fiducia nel bene che trionfa sul male. Ancora, fiducia nel futuro. Oggi, se proviamo a parlare con la gente, c'è tanto scoraggiamento in giro, c'è disperazione, la gente vede un futuro nero. Viviamo un po' come quelle donne che vanno al sepolcro, tutto preoccupa quelle donne: la pietra da rotolare, il cadavere, la solitudine. La nostra Italia, e noi in modo particolare del sud Italia, viviamo questo momento di smarrimento, di ricerca a tentoni di valori che gli uomini da soli non riescono a trovare. C'è la crisi economica, c'è la disoccupazione, c'è un po' di tutto, le nuove povertà, tutto in qualche modo ci avvilisce. Ma fratelli e sorelle, in questa notte ci viene detto che Cristo è risorto, cioè a Pasqua non è risorto soltanto il corpo martoriato di Gesù, a Pasqua è risorto la possibilità di un futuro che è la smentita del nostro guardare indietro, del nostro cedere alle nostalgie, ai rimpianti, ai rimorsi, ai fallimenti. Pasqua è vita, fratelli e sorelle, e lo Spirito è all'opera per una nuova creazione. E allora Pasqua è fiducia nel futuro, perché il futuro è nelle mani di Dio. Infine, Pasqua è fiducia in se stessi, è fiducia nell'uomo. Tante volte pensiamo di essere condannati all'impotenza e tante volte finiamo per finire schiacciati sotto il peso dello scoraggiamento, della delusione, della sfiducia. Fratelli e sorelle, Pasqua ci dice che non siamo
fatti per la morte, siamo fatti per la vita, siamo fatti per riprenderci, siamo fatti per riprogettare la nostra vita. Annulliamo tutto il passato, cancelliamo tutto, proviamo a riscrivere la nostra storia in bella copia. Ecco alla Pasqua il grande messaggio: sei fatto per la vita, sei fatto per riprogettarti, sei fatto per ripartire, sei fatto per ricominciare. E allora ce ne andremo a casa con un messaggio di fiducia. Abbiamo sentito le note del Gloria che ha sciolto, no? Abbiamo sciolto la gloria, come abitualmente si dice, abbiamo sentito il suono delle campane di Pasqua che ci hanno parlato di fiducia nel bene che trionfa sul male, fiducia nel futuro, fiducia in se stessi, fiducia nell'uomo. Ed è questa la Pasqua che auguro a tutti quanti voi. Buona Pasqua a tutti quanti voi, fratelli e sorelle. Buona Pasqua a coloro che soffrono, agli ammalati, chi soffre nel corpo e nello spirito. Buona Pasqua a chi ha perso il lavoro, a chi teme di perderlo. Buona Pasqua a chi si sente solo e scoraggiato. Buona Pasqua a chi si sente diviso negli affetti più cari. Buona Pasqua a chi ha perso una persona cara e piange e non si dà pace. Buona Pasqua a tutti. La potenza del Cristo risorto sia la nostra forza e la nostra speranza. Auguri a tutti.